Torna con noi Barbara Marchand, siamo curiosi di sapere di cosa ci narrerà questa sera. A te, Barbara. Di chi soprattutto, caro Fabio, perché io vi parlerò di un personaggio che io amo molto. Allora, ognuno di noi ha un idolo, soprattutto scrittore, penso allo scrittore, penso al cantante ovviamente, ma io ho uno scrittore che porto nel mio cuore quasi da sempre e forse senza nessun tipo di spinta, cioè l'ho scoperto, come tanti l'hanno scoperto ovviamente, non sono l'unica, e devo dire che mi ha dato molto, mi ha aperto la mente. Io in questo piccolo angolo in cui suggerisco argomenti di riflessione, mi piacerebbe che chi non lo conosce, sarà difficile che non lo conoscano, approfondisse un po' la vita di Philip Kindred Dick, 1928-1982. Philip Dick è un personaggio, più che uno scrittore di fantascienza, è uno scrittore di cose strane, di insolito. Certo, la fantascienza è quella che viene fuori soprattutto dalle sue opere, però se leggete fra le righe qualcosa in più magari scoprirete. Vi voglio parlare di un libro che si intitola Io sono vivo e voi siete morti, la biografia di Philip Dick, scritta da Emmanuel Carrère. Allora, Emmanuel Carrère ha scritto questo libro, figuratevi, nel 1993, ed è uscito in Francia proprio in quel periodo. Nel 1995 esce in Italia con un editore che si chiama Teoria con l'H in mezzo. Poi nel 2006 è uscito da Hobby and Work e oggi in questi ultimi anni esce con il marchio Adelphi. Beh, vi invito seriamente a andarlo a comprare, perché non è la solita biografia, è la biografia scritta da uno scrittore, quindi già è molto letteraria, non è la solita 1928 eccetera eccetera, no, è molto di più. Per molti Philip K. Dick è solo il nome di uno scrittore di fantascienza, ve l'ho già detto, che ha ispirato tra le altre cose un grande film culto di questi anni, che è Blade Runner, no? Ve lo ricordate? Per chi ha letto i suoi libri più celebri, dalla Svastica sul Sole a Ubik o a Cacciatori di Androidi, non ci sono dubbi, Dick non è uno scrittore di fantascienza, anche se grandissimo, è invece uno degli scrittori essenziali del nostro secolo. Per qualcuno, infine, è l'agente di una autentica rivelazione, ed è vero, perché se leggete la trilogia di Wallis, lo scoprirete anche il perché. Emmanuel Carrère non vuole dimostrare alcuna tesi su Dick. Lui è un narratore, è uno scrittore che si è immerso totalmente nell'universo dello scrittore americano. Allora aveva materiali biografici, documenti, interviste, tutto è stato rifuso in una biografia affascinante, ma veramente affascinante, e compatta come un romanzo che segue passo per passo le orme dello scrittore. Da Chicago, dove è nato il 16 dicembre 1928, gemello di una sorellina che morirà di lì a una settimana, a Washington, dove si trasferisce con la madre, separatasi dal marito, a Berkeley, dove inizia la sua carriera di paziente psichiatrico recidivo, e la sua avventura di scrittore. Come la iniziò? Con un poema alla Edgar Allan Poe, nel quale una formica trascina le spoglie di un calabrone. Agli anni del vagabondaggio, nel clima cupo della guerra fredda, tra spie dell'FBI, viaggi allucinatori, prime esperienze psichedeliche profetiche, via via fino a che il sogno di imbattersi nella realtà ultima si trasforma in incubo. Una domanda lo ossessionava, e ossessiona anche me, devo dire la verità. Che cos'è la realtà? Chi ha detto che noi viviamo veramente sulla Terra? Che non siamo morti? Tutta una metafisica che nella biografia di Dick è esasperata dall'uso delle droghe, in particolare l'LSD.
l'esplorazione dei confini della coscienza da lui perseguita coscientemente fino alla psicosi paranoica e all'esperienza mistica e al calvario che ne seguì. Coincide nella narrazione di Carrère con l'esperienza del lettore che si chiede: qual è, infine, la voce che davvero sta parlando in questo libro? Io non ho nessun interesse con la casa editrice, ovviamente, non mi interessa. Mi interessa che voi a un certo punto possiate assaggiare, ecco, assaggiare quello che ha vissuto Philip Dick, che è una vita fuori dal normale, ma fuori, eh? Io vi voglio leggere un piccolo estratto da questo libro, da pagina 83, per chi comprerà il libro di Edito da Teoria. Parlando dell'LSD, e lui ne parla come LSD 25, voglio leggervi questo perché è edificante. Anche questo apre lo spirito, apre la mente a tante teorie che magari per noi sono solo teorie, ma che lui ha toccato con mano. Pensate che Philip Dick ha scritto 44 romanzi, oltre un centinaio di racconti che hanno ispirato più o meno direttamente una quarantina di film. Volevo ricordarvi anche che in Italia tutti i racconti di Dick e i romanzi di Dick sono stati ristampati dall'editore Fanucci. Fanucci ne ha quasi l'esclusiva. E come tutti i visionari che si rispettano, Philip Dick precorreva i tempi. Per esempio, quando nel 1962 il Giappone si leccava ancora le ferite della guerra, lui pubblicava The Man in the High Castle, in italiano è La svastica sul sole, un romanzo in cui prefigurava il dominio giapponese del mondo in un universo parallelo dove il presidente Franklin Roosevelt era stato assassinato, l'America non si era mai più ripresa dalla Grande Depressione e un'amministrazione violentemente isolazionista aveva permesso alle potenze dell'asse di mettere a punto la bomba atomica e vincere la guerra. Vi ho detto che lui la domanda se la faceva spesso: cos'è umano, cos'è reale? Queste domande che ricorrono angoscianti nell'opera di Philip Dick, alle prese con i suoi demoni quotidiani, che andavano da fantasie sulla sorella gemella morta poco dopo la nascita, all'agorafobia, vertigini, terrore dei germi, difficoltà nell'ingoiare il cibo, visioni di Satana, come quella volta nel 1963 che, mentre era in vacanza a Inverness e stava passeggiando in campagna, alzando gli occhi al cielo vide una faccia che lo osservava. Non era umana, ricorderà più tardi, era la rappresentazione del male, era immensa, riempiva un quarto del cielo, aveva buchi vuoti al posto degli occhi, era di metallo, era crudele. Quello che è peggio è che era Dio. Ecco perché adesso vi voglio leggere questa parte, piccolissima parte di questo volume di più di 310 pagine, a pagina 83, quello che dice Manuel Carrère raccontando un pezzo di vita di Philip Dick. Coloro che sperimentarono per primi l'LSD-25, sintetizzato nel 1943 da Albert Hofmann per conto dei laboratori Soundox, non avevano immaginato che quella sostanza dagli effetti molto simili potesse servire a un'altra cosa: sapere dall'interno che cos'era la follia. In gran parte gli psichiatri la considerarono come un simulatore di schizofrenia che permetteva di provare per un breve momento ciò che provavano i loro pazienti. Fu soltanto in seguito che, sotto l'influenza di Huxley e di gruppuscoli scientifico-religiosi che a Los Angeles orbitavano attorno a lui, si pensò di servirsene per conoscere la realtà assoluta. Alcuni non esitarono a designarla con il più antico dei suoi nomi
codificati. Dio. Quando Dick scoprì The Doors of Perception, che riscuoteva grande successo in California all'inizio degli anni 60, le idee che Huxley vi sviluppava suscitarono in lui un eco familiare. Ci aveva sempre pensato, ma a quei tempi non aveva ancora preso né LSD né mescalina, nemmeno mai toccato uno spinello, e si sarebbe molto stupito se qualcuno lo avesse preso per un drogato. Avrebbe risposto alzando le spalle che non faceva parte di quegli scrittori eleganti che nel loro studio decorato con le tele di grandi maestri hanno il piacere di fare quel genere di esperienze e di discuterne poi sapientemente, ma non era che un proletario incatenato al suo tavolo da lavoro che doveva far vivere la sua famiglia e non aveva né il tempo né i mezzi per drogarsi. Certo, prendeva continuamente delle pillole, il Serpasil contro la tachicardia, la semoxitrina contro l'agorafobia, la benzedrina per stimolare il cervello, poi qualche altra cosetta per neutralizzare gli effetti collaterali dei primi. Certo, tutte quelle pillole a volte gli facevano un effetto strano, gli facevano vedere le cose e le persone come ai raggi X, e l'interno delle persone somigliava a quello di una radio o di un televisore, tutto un ammasso di fili, di componenti di metallo e di plastica. Quelle visioni non avevano nulla di piacevole. Non era piacevole nemmeno quando gli veniva la curiosità di leggere le avvertenze di un medicinale che prendeva ogni giorno da anni nelle dose massime e scoprire che l'abuso poteva provocare allucinazioni, delirio, disturbi vascolari gravi e morte. Ma non poteva farne a meno. Il suo ritmo di lavoro dipendeva da quei farmaci. Veramente non era per il suo piacere né per scoprire il corpo d'arma del Buddha nella flanella di un paio di pantaloni da $200. Del resto non indossava altro che jeans. Sono tentata di andare avanti, ma non ci vado. Non ci vado per solleticare la vostra curiosità. Questo è un estratto piccolissimo, ma il tenore del libro è tutto questo. Si intitola Io sono vivo e voi siete morti. Philip Dick, 1928-1982, una biografia a firma di Emmanuel Carrère. Vi invito veramente, seriamente, fraternamente, affettuosamente ad andarlo a comprare e a leggerlo, ma a leggerlo non solo una volta, a leggerlo più volte, ricominciare dall'inizio, perché questo è veramente un solletico per la vostra mente ed è un esercizio straordinario. Ve lo dice Barbara Marchand dai microfoni di Border Nights. Buonanotte a tutti.